Yeah, this is America. Buongiorno ascoltatori, il grande filosofo Cruscotto da Cazzoldo ci regala un suggerimento. Dati scientifici dimostrano che il caffè sveglia di più quando te lo rovesci addosso rispetto a quando lo bevi. Oggi la lettera di un ascoltatore dall'Alabama. Ken, è la tua. Sai, a volte sei strepitosa. Sì, sto parlando di te. Di te che hai il cuore che sta facendo un ruzzolone come il portiere di una nazionale all'ultimo rigore. Un tizio una volta disse che ciò che per qualcuno può essere un problema, per qualcun altro può rappresentare qualcosa di meraviglioso. Io credo che tutto abbia a che fare con la prospettiva o la visione che ognuno di noi ha in sé. Per tutti sei la donna forte e tenace, che va anche contro il vento di bora, tanto crede nei propri sogni. Per me, invece, sei una bambina dentro un corpo da adulta. Hai l'aria di una lettera scritta con la penna d'oca e calamaio in un mondo di email. E se è vero che i silenzi sono più rumorosi di tante parole, allora i miei, a volte, sono pieni di ammirazione. Credo che siano poche le persone che conosco che sono riuscite a tenere vivo il bambino che alberga in loro. Forse sarò un po' scontato, ma un altro tizio disse che chi smette di credere nei propri sogni muore ogni giorno un pochino di più. Beh, credo che Dio non sia il tipo da fare agli esseri umani regali inutili. E credo che ad ognuno di noi abbia dato un dono. In fondo la vita cos'è? Un tempo non determinato in cui sperimentiamo ed impariamo a riconoscere e sviluppare quel dono. A te, quello di scappare dalla cruda realtà e rifugiarti nei sogni. Paradossalmente c'è un altro detto che dice chi sa fa, chi non sa insegna. Ma io vorrei tanto che tu riuscissi ad insegnare alle genti come ricominciare a sognare. Quelli che sognano ad occhi aperti sono a conoscenza di molte cose che sfuggono a chi sogna addormentato. Perché un uomo senza sogni, senza utopie, senza ideali, sarebbe un mostruoso animale. Un cinghiale laureato in matematica.